Abbiamo stasera, che è una serata particolare, importante, perché Michael Mondavi è venuto dalla California. Con Michael abbiamo diviso questo progetto straordinario e quasi, quasi mi è un misto da rabbia e tristezza questo fatto di questi 20 anni che sono volati in un modo veramente straordinario, caotico, ma credo che ci siamo anche divertiti e fatto delle cose belle. Per tutti quei motivi lì, una accanto all'altra, credo che Lucio ormai inizia a trovare un posto particolare nel cuore di tutti noi, nel cuore di quelli che amano i grandi prodotti che questo paese, questa Italia riesce a produrre. Allora, Lucio credo che sia sempre distinta di essere un po' diversa da tutto il resto, è nata come una joint venture, ma ne parleremo di più prima, e questa degustazione oggi che faremo in modo di nuovo un po' informale, il vino in realtà vuole delle formalità, ma abbiamo pensato di essere come al solito un pochino più originali, e prenderemo bicchiere, inizieremo un po' insieme, senza mettersi né al banchino né a farsi versare i vini, quindi ci saranno le persone che ci verseranno i vini, ma in piedi, e seguiremo questo percorso. E qua inizia il grande punto di domanda: iniziamo dalla vendemmia più vecchia o più giovane? Noi abbiamo fatto in questi anni, l'ho cambiato 20 volte in 20 anni. Una delle prime volte che abbiamo iniziato a fare delle degustazioni verticali con i signori Mondavi, loro avevano il desiderio di partire sempre dalla vendemmia più vecchia, dalla più giovane. Michael è qui e anche per ringraziarlo è venuto qui con noi, saying which vintage we are starting from, the oldest or from the youngest. We're going to start from the oldest as we started together many years ago. Well, also, we're getting older, so we better start with the older. Exactly. E quindi prendiamo un bicchiere dal 1993 in poi, ci diamo un'oretta e mezzo per degustare questi vini, poi magari ci mettiamo a sedere insieme a Michael, li commenteremo. Li commenteremo anche un po' durante la degustazione, però ecco, questa qui secondo me la degustazione ha qualcosa sempre di sacralità e tanti discorsi durante la degustazione secondo me un po' disturbano questo filo logico che tutti noi dobbiamo cercare di avere da una vendemmia all'altra. Quindi, Michael, pretty much said thank you, and then after the tasting, we will chat during the tasting, but then after the tasting, after this 1 hour or so, we're going to go and have a seat, and there we're going to comment. This is not very formal, we want to be something like Some conversation. Thank you. It's a pleasure to be here with you all tonight and to be with Umberto and to have the opportunity again to taste all 20 of these vintages. What's exciting to me is how the wines have increased in style and character as the vineyards have gained a little more age. Umberto has worked his magic in making these wines even more exciting. You'll be able to decide for yourselves as we taste through which is your favorite vintage. Grazie.